Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Repa Atel SRL e siamo in compagnia di Tobias Lange, il responsabile worldwide dell'azienda. Tobias, è un gran piacere averti qui ai microfoni di VendingTV.it. Grazie Fabio. Tu riesci a parlare in italiano? Io in ogni caso so che tu lo capisci abbastanza bene. Ti farò delle domande in italiano e tu mi risponderai in lingua inglese, naturalmente con i sottotitoli. Cominciamo da te, dalla tua storia. Da quanti anni sei nel vending? Sì. I'm working since 4.5 years for the Repa Group and I'm working since 16 years in the vending industry. Hai una visione dunque abbastanza chiara di quello che è il mercato internazionale della distribuzione automatica. Guardando proprio questa fiera sono assolutamente certo che ti sarei fatto un'idea ancora più precisa del vending in Italia. The situation actually in Italy is that we are working very heavy together with refurbisher like 365 for example. The market is after Corona a bit affected but recovers more and more that we see, and we are proud of our customers that they hold to us all the time. Tobias, tu sei nel vending appunto da alcuni anni. Oggi sei qui come supervisore mondiale di tutti i mercati vending del mondo. Hai dunque un polso abbastanza preciso su quello che è il mercato italiano, tedesco, francese, statunitense e così via. Qual è quello che maggiormente è in crescita tra i mercati internazionali nel settore del vending? What we can see is a general trend from micro markets. So we see this across Europe, we see this also in the US. This replaces especially small canteens and we see also a great future in the public outdoor vending area. Tobia, voi siete tra i più grandi fornitori di ricambi al mondo per la distribuzione automatica, il vending, l'oreca e avete decine e decine e decine di aziende fornitrici che riescono a essere vostri partner proprio per ritenervi sempre pronti e affidabili e rifornire tutti coloro di cui hanno bisogno di parti di ricambio. Nel vostro lavoro avrete certamente valutato l'intelligenza artificiale per potervi aiutare in qualche modo, è così? What we see is a very clear trend to predictive maintenance. In Partstown US we see it, we have still a program for that in the HoReCa sector. But especially in the vending industry we see that it comes more and more in the next years that we have also solutions for predictive maintenance. E allora grazie Tobias, io vorrei farti tante altre domande di tanti altri argomenti, ma le interviste qui a Venditalia, credimi, sono tantissime, ne abbiamo contate oltre 80 e purtroppo abbiamo solo 3 giorni e un po' per andare a realizzarle tutte. Nel frattempo però ti do modo di salutare tutti loro qui a VendingTV.it, Tobias Lange, il responsabile worldwide per Atel e Reda per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Ciao Tobias. Grazie Fabio. Ciao.